mi distesero sul letto e il mio corpo incominciò a si alzava dal letto. Dalla mia bocca usciva un vocione enorme, grosso. Cioè era da mettere paura. Cioè la voce parlava lei, però non era lei che parlava. L'esorcismo è un insieme di pratiche e riti utilizzati in ambito religioso per scacciare una presunta presenza demoniaca o malefica da una persona, un animale o da un luogo. Queste pratiche sono molto antiche e fanno parte del credo di varie religioni. La medicina e la psichiatria riconducono i casi di possessione a disturbi psichici, quali isteria, mania, psicosi, schizofrenia ed altri. Nei casi in cui è stato diagnosticato un disturbo dissociativo dell'identità, nel 29% dei casi i soggetti affermavano di identificarsi in un demone. Secondo la scienza, l'illusione che l'esorcismo funzioni è da attribuire all'effetto placebo e alla suggestione. Da quanto tempo siete sposati? 2 anni. Avete sempre vissuto qui a Modena? No, siamo a Modena da marzo dell'anno scorso. No, cioè di quest'anno. Prima dove avete abitato? Beh, appena sposati abbiamo abitato nel nostro paese e poi... Di dove siete? San Demetrio. San Demetrio Corone, provincia di Cosenza. E poi siamo andati su in Germania, in Monaco di Baviera, perché io non mi trovavo bene con il lavoro e tanto per altre cause, per tanti motivi. Voi vi siete sposati in Calabria? Sì. E poi siete andati in Germania per lavoro? Sì, dopo ma non è due mesi. Non è stato mica per lavoro? Beh, un po' per lavoro, un po' per altre faccende. Cioè? Per quale altro motivo? Ci siamo sposati per amore. Eravamo innamorati, tutti e due. E dopo il secondo giorno di matrimonio abbiamo visto che tra noi non... era un fallimento. Beh, sono diciamo cominciati, così, sono giorno, cominciati dopo un mesetto, i nostri primi bisticci, le nostre prime liti e ci odiavamo. Così io ho capito un poco che la causa poteva essere quella convivenza insieme con i miei suoceri e allora ho cercato di allontanarmi un pochino. Ci volevamo bene, sì, c'erano però... dei momenti che ci odiavamo a morte. Poi gli altri momenti lì erano... eravamo innamorati tutti e due. Cioè ci volevamo bene, però erano dei giorni, tempo... cioè delle notti, perché noi bisticciavamo sempre cioè, di notte. Cioè di sera succedeva tutto. Verso mezzanotte, l'una. Io uscivo fuori di casa, volevo prendere aria, non volevo vedere più lui, era una continuazione. Una storia che volevo porre fine. Io ho cominciato a pensare che lui sentiva molto la lontananza dei suoi. E con me non riusciva a trovare forse quell'affetto, quell'amore che aveva avuto in casa sua, non lo so. Cercavo di pensarne tante, ma non riuscivo a trovare una risposta. In qualsiasi posto che io andavo sentivo sempre dopo un paio di giorni una nostalgia di ritornare, cioè come qualcosa che mi attirava. E poi ho pensato di andarmene di nuovo, cioè di andarcene di nuovo giù in Italia per avvicinarlo ai suoi. Volevo vedere un pochino la differenza, se il nostro matrimonio poteva andare avanti o no. Così siamo venuti di nuovo giù in Italia. Sono stato da un medico perché io stavo sempre male. Male anche fisicamente? Sì. Fisicamente. Avevo dei dolori. Così, non dolori precisi, comunque sentivo stanchezza. Cioè io notavo che com'era lei da ragazza prima di sposarci, no? C'era tutta una ragazza piena di vita, voglia di vivere, di scherzare, di fare, di lavorare. Sono stata 15 giorni in ospedale per fare accertamenti, ma non mi hanno riscontrato niente. Nell'ambito della Chiesa Cattolica, l'esorcismo è un sacramentale praticabile solo dai vescovi o da un presbitero che abbia ottenuto il mandato dal proprio vescovo. Il primo scopo dell'esorcismo è diagnostico, per verificare se la persona sottoposta a esorcismo è affetta da disturbi naturali o posseduta dal maligno.
L'istruzione degli esorcisti, pubblicata nel 1999, raccomanda all'esorcista di consultarsi con un medico psichiatra competente nelle realtà spirituali prima di iniziare i propri riti. Tuttavia, il consulto medico esorcista o visita medica del presunto posseduto non sono prescritte dal canone 1172 del codice di diritto canonico vigente. Avete provato qualche altra soluzione ancora, Do? Sì, abbiamo deciso di dividerci. È stato in aprile di quest'anno. Ormai non potevamo continuare più. Proprio allora mi accorsi di aspettare un bambino. E così abbiamo deciso di riprovare ancora a stare insieme, perché per noi era una gioia grande. E in luglio ho perduto il bambino. Cioè, ha avuto un... aborto. Un aborto spontaneo? Sì. Sono risalito, lui è sceso giù, mi ha ripreso e siamo saliti su a Modena. Eravamo innamorati. Si era stabilito in noi un rapporto d'amore. E da quel momento ad ora poi è continuato tutto d'amore d'accordo un'altra volta? Sì, d'amore d'accordo, però io svenivo 3-4 volte al giorno. Ma questi svenimenti miei erano un po' strani, perché cascavo. Il mio corpo si afflusciava completamente. Non potevo aprire gli occhi, però capivo quello che mi stava succedendo. Gli veniva uno sguardo strano, no? Proprio uno sguardo cattivo, direi, no? E io ero preoccupato per mia moglie, perché vederlo in quello stato lì, io con il lavoro a casa non ci potevo stare. C'era paura, anche se cadeva così, batteva la testa, poteva succedere qualsiasi cosa. Poi lei sentiva dei rumori strani in casa, di notte più che altro. Allora io non ci credevo. Fin quando li ho sentiti pure io questi rumori. E che tipo di rumori erano? Beh, erano dei rumori, dei colpi all'armadio di notte, anche in pieno giorno a volte. Il lampadario, che è come se uno ci andava a picchiare con un dito, no? E allora siamo andati da un prete per far benedire la casa. Venne qui a benedire, come alza le mani per benedire, io casco. Ho sentito in me una reazione, non volevo che il sacerdote mi benediva, non volevo assolutamente. Il sacerdote ha finito di benedire, poi è venuto da me. Così mi ha detto che in me c'erano delle presenze negative, però non sapevamo fino a che punto. E ci disse di andare 2 volte al giorno da lui per fare gli esorcismi. Il sacerdote esorcista deve indagare sulla storia del suo paziente, soprattutto sul momento in cui sono iniziati i sintomi della possessione. Interroga anche i familiari e studia gli esami medici. Una volta ritenuto di essere di fronte ad un caso di possessione, effettuerà rituali e preghiere contenute nel De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam, letteralmente gli esorcismi e alcune preghiere, adottato nel 1998, anche se la maggior parte degli esorcisti utilizzano ancora quello del 1614, perché lo considerano più completo ed efficace. La durata dell'esorcismo è varia, può avvenire in più riprese, in un percorso che può durare anni per ottenere la completa liberazione. Ma il primo giorno di esorcismo che ho fatto in chiesa, dopo che il sacerdote mi ha fatto la benedizione, mi ha dato la benedizione, stavo per entrare in macchina, per andarmene, non ci riuscivo più, cascavo. Così mi presero e mi portarono sul letto del sacerdote. Lì c'era un crocifisso enorme. Mi fece una paura come se avessi visto un fantasma. Mi distesero sul letto e il mio corpo incominciò a sollevarsi. Si alzava dal letto. Allora io che la tenevo per le gambe e il sacerdote che la reggeva qui, e piano piano il sacerdote ci ha spiegato, perché è arrivato lui a capire tutto questo, che c'erano delle forze negative, dei spiriti maligni proprio. Comunque dopo, durante gli esorcismi che poi facevamo di sera, di notte, dalla mia bocca usciva un vocione enorme, grosso. Cioè era da mettere paura.
diceva che ci voleva divisi, io questi due li devo dividere, io li voglio divisi. Cioè la voce parlava lei, però non era lei che parlava. Chi era questa persona che vi voleva dividere a tutti i costi? Era mia suocera. Perché sempre durante gli esorcismi c'è stata una frase che è stata ripetuta 2 o 3 volte. È mio, è carne mia, io l'ho partorito, quindi abbiamo. Quindi che poteva essere che, scusa, chi mi aveva partorito? Mia madre? E i miei genitori venivano spesso qui. Gli dispiaceva tutta questa situazione, così mi portarono giù in Calabria pensando di trovare qualcuno che riuscisse a liberarmi. Perché con gli esorcismi non si era ancora Beh, un riuscita a po' con gli liberare. esorcismi, ma roba di No, poco proprio. Cioè, perché riusciva soltanto a star meglio, ma per un giorno magari, soltanto. ho chiesto aiuto a sacerdoti che invece di darmi un po' di conforto. Niente. Demoralizzavano del tutto. Il rituale suppone che la persona posseduta abbia la libera volontà, sebbene il demonio può avere il controllo del suo corpo, e prevede preghiere, benedizioni, invocazioni, secondo le indicazioni del rituale. Così un gruppo di persone, avendo saputo il mio fatto, vennero a casa mia. Che sarebbe stato un gruppo di carismatici. Gente che crede davvero in Dio, che prega davvero, cioè gente proprio cattolica. E una ragazza incominciò a fare delle preghiere semplici. E in quel momento dalla mia bocca uscivano degli urla disumani. Un no e basta. No, non voglio andare via. E in quell'attimo lì ho lanciato l'ultimo urlo disumano. E sono caduta seduta e mi sono sentita liberata di tutto. Non... Guardavo tutte quelle persone che erano intorno a me e si piangeva. Di gioia perché è stata una cosa meravigliosa in quell'attimo. Dallo stesso momento Normale. io ho sentito di nuovo quell'amore che ci ha Cioè, uniti. come Adesso adesso siamo siamo quando vi felici siete come sposati? prima, magari più di prima, Più di e prima perché tutte le abbiamo cose capito ci tante andavano di cose della nostra traverso, matrimonio. magari. E secondo me esiste davvero Dio e esiste anche il demonio. Che magari molta gente dicono che non c'è niente, ci sono tante di quelle cose. Oggi la Chiesa procede cautamente nel praticare l'esorcismo, soprattutto in presenza di malattie che un tempo venivano unicamente ascritte all'azione del demonio, come la schizofrenia, l'epilessia o altre malattie mentali. L'esorcismo è considerato un ministero particolarmente delicato e difficile, che viene affidato a sacerdoti dotati di particolare equilibrio psichico e spirituale. Secondo la Chiesa Cattolica, ogni ordinario diocesano conferisce il ministero in modo permanente o temporaneo ad un sacerdote ornato di pietà, di scienza, di prudenza e di integrità di vita. La Chiesa ritiene che tanto più l'esorcista viva in pienezza di fede il suo sacerdozio, tanto più sarà efficace la sua azione contro i demoni. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa testimonianza e più in generale di possessione ed esorcismo. Al prossimo video!